Allora, se date uno sguardo ai giornali principali del mondo sul G7, quasi nessuno si interessa della polemica sull'aborto, sono tutti interessati invece all'intesa, che peraltro è una buona intesa, sull'Ucraina, il fondo per l'Ucraina, non ci sarà una confisca che sarebbe stata illiberale dei beni russi, ma c'è invece un'operazione sugli interessi di quei beni congelati, quindi è stata fatta una mediazione ragionevole. Ma il punto fondamentale è che si occupano di quello, i giornali internazionali, e della leadership di Meloni, che trovate con belle fotografie su molte prime pagine. La grande questione dell'aborto che ci dicono da ieri, deve terremotare, doveva, dovrebbe, dovrà terremotare. C'è solo in Italia e in Francia. Per quale ragione? In Italia perché vogliono rompere i coglioni alla Meloni e quindi usano Macron come argomento di scasso, di attacco, di logoramento nei confronti di Meloni. In Francia per una ragione ancora più banale, cioè qui bisogna entrare nella testa di Macron, è una questione psicopolitica. Macron vede la Meloni e ha davanti il suo incubo realizzato, cioè la scena di una Le Pen, cioè della Meloni francese nella logica di Macron, vincente, riconosciuta e accettata. Questo è l'incubo di Macron e Macron come reagisce? Cercando di usare come corpo contundente un tema che immagina difficile da gestire per Meloni e per Le Pen. Ma commette un errore, non c'è nessun paese dell'Occidente avanzato dove la legislazione sull'aborto sia in questo momento in discussione, né dovrà esserlo. Naturalmente Macron esagera in senso opposto. Noi abbiamo in tanti paesi, Italia inclusa, delle leggi fatte per legalizzare l'interruzione di gravidanza e per risolvere un problema a chi ci capita, e per fortuna nessuno intende passare a proibizioni o all'aborto clandestino, ci mancherebbe altro. Ma da qui a farne una specie di feticcio da inserire in Costituzione come ha fatto in Francia, lui ce ne corre. Perché lo ha fatto? Perché gli interessa quel tema? No, sempre per la solita ragione, per creare un elemento di stigma negativo sulla destra antidiritti. Questo è il racconto che Macron vuole fare. Non gli funziona in Francia, gli elettori gli si sono rivoltati contro, non funziona nemmeno in Italia perché il centrodestra, al di là delle posizioni di pochi, non ha posizioni, ci mancherebbe altro, contro i diritti delle donne e contro i diritti civili, e allora serve solo a questa operazione a tentare di fare casino. Non riuscirà neanche stavolta.